Cremoso di yogurt greco e sorbetto al mango, secondo lo chef Federico Rottigni. Ciao a tutti e benvenuti su Razzo Food Experience. Oggi proviamo un dolce. È un dolce che include la preparazione di un cremoso, un sorbetto e un crumble, quindi c'è una bella preparazione. Dunque, la ricetta me l'ha data uno chef, Federico Rottigni, Dessert Bar a Milano. Durante la settimana il menù è fatto di dolci, anche se ci sono dei piattini salati, per cui si riesce a fare un menù completo. Venerdì, sabato e domenica ci sono delle experience che cambiano di volta in volta con nomi diversi. È molto interessante perché non è solamente un'esperienza degustativa, ma è un'esperienza di tutti i sensi, quindi l'odorato, la vista, l'udito. Le musiche sono bellissime e insomma è una cosa interessante. Ho conosciuto Federico che mi ha spiegato un po' di cose. Io provo ad applicarle e speriamo di riuscirci. Quindi oggi tre ricette: un cremoso, un sorbetto e un crumble. Cominciamo dagli ingredienti. Dunque, per il cremoso, panna, yogurt greco, mascarpone, colla di pesce, tuorli, pochissimo zucchero, limone. E una delle cose che mi ha colpito della cucina di Federico è che lui usa pochissimo zucchero. I suoi dolci in realtà non sono dolci. Per il sorbetto, mango, sciroppo di acqua e zucchero, pochissimo zucchero sempre, e un pochino di gin. Per il crumble, farina di ceci, zucchero di canna, burro, maizena, sale. Dunque, rimetto subito in frigo lo yogurt greco e il mascarpone perché è importante che siano freddi quando si lavorano. Dunque, mettiamo la colla di pesce in acqua fredda. Ci mette circa 5 minuti a diventare morbida. Insomma, quando è morbida vuol dire che ha fatto il suo mestiere. Allora, cominciamo con una crema inglese. Nel pentolino metto la panna, due tuorli, diciamo una trentina di grammi di tuorli, e lo zucchero. Trovate le dosi in descrizione. Mescolatina, e a questo punto accendo il fuoco al minimo, perché il nostro obiettivo è portare questa preparazione a 80 gradi. Potevo farlo col bimbi o anche il bimbi, però volevo far vedere che si può fare anche col pentolino. Allora, mi ha spiegato che quando si fa la crema inglese non è tanto importante mescolare, ma bisogna muovere bene il fondo, ogni tanto tenere mosso il fondo. Dobbiamo arrivare a, diciamo, circa 80 gradi. Un trucchetto per controllare la temperatura è quello che quando vedete venire fuori un pochino di vapore vorrà dire che siamo arrivati più o meno alla temperatura di 60 gradi. A quel punto, dopo un minuto, si tira via. Io però non mi fido tantissimo dei trucchetti, anche perché non è che faccio questa cosa tutti i giorni, per cui io mi porto sempre il mio termometro e controllo. In effetti si comincia a vedere un po' di vapore. Qui siamo vicini. Siamo vicini perché dopo 80 gradi l'uovo straccia, bisogna ricordarselo. E quando straccia si butta via. Ho cominciato a fare il vapore. Tra un minuto spengo, ma tengo controllato però. Diciamo che col bimbi è un po' più facile, però così è molto più divertente. Ok, ci siamo. Non ha ancora stracciato. Siamo a 80 gradi. Controlliamo che la colla di pesce sia ben idratata. Eccola qui. La strizziamo e la mettiamo nella crema inglese. Mescolatina. E in frigo fino a domani. Ecco qua. E ora prepariamo il crumble. Semplicissima questa preparazione. Farina di ceci. Metto tutto insieme perché abbiamo il vantaggio che la farina di ceci non ha glutine. Questa è una preparazione, questo è un crumble senza glutine. Maizena e zucchero di canna. Aggiungo i 3 grammi di sale, aggiungo il sale. Dunque, nella planetaria ho messo una foglia. Alla velocità minima bastano un paio di minuti. Direi che ci siamo già. Prima di mettere in forno facciamo questi pezzettini di composto.
Mettiamo in forno questa base del crumble, questo crumble ricomposto. Ecco, forno a 170 gradi, ventilato per 10-12 minuti. Pronti per preparare il sorbetto? Qui ho il mango, soluzione di acqua e zucchero e gin. Questa è la mia specialità, eh? A questo punto, se volete fare un perfetto sciroppo di zucchero, un trucco è quello di mettere questa acqua e zucchero al microonde per un minuto. Dico bene, Federico? Dici bene, Orazio, ciao. Finalmente sono nella cucina più famosa d'Italia. Sono onorato e emozionato. Allora, bene. Andiamo avanti con il sorbetto. Facciamo vedere quanto è facile fare anche un sorbetto in casa. Benissimo. Andiamo a sfruttare. Avevo detto che era la mia specialità, però me l'hai detto. Vabbè. Andiamo a sfruttare l'elasticità che ci dà il mango. Adesso che tra l'altro è anche estate, i mango sono veramente buonissimi. Il crumble in cottura, sento il profumo. Sembra fantastico, no? C'è già questo profumo di cecio tostato. Certo. Posso avere l'onore di accedere? Posso? Allora, intanto questo vado a fare il microonde, facilissimo. Benissimo. Esatto. Teniamo il gin qua che andiamo a usare dopo. Ok. Microonde sta andando. Okay. Federico, come avevo detto prima, è lo chef di Dessert Bar. Tu hai lavorato anche in Norvegia, vero? Io sì, io ho passato gli ultimi anni, i due anni di vita prima di tornare per aprire a Oslo, esatto, quindi sono stato un po' in giro e quella è stata la mia unica, diciamo l'ultima esperienza fuori dall'Italia, sì, e poi sono tornato a Milano, che è il luogo da cui io vengo, per aprire il luogo che anche tu conosci. Allora, quando puliamo il mango, se è ben maturo è molto facile da pulire, si può usare tranquillamente un pelapatate. Andiamo prima a togliere la testa, come ho fatto prima con un coltello, andiamo a togliere la buccia e poi andremo a pulirlo, a sfilettarlo seguendo l'osso. Sai che il mango ha dentro questo osso che ricorda quasi un osso di seppia, che è un osso piatto. Noi tanto adesso taglieremo via una fettina che poi andremo a usarci per i cubetti, sai, questo è un dessert al piatto, quindi lo useremo anche in una piccola parte fresca e poi invece il resto ci servirà per andarlo a frullare. Ho appena tolto dal microonde lo sciroppo di zucchero, sì. Te lo metto qua. Guarda, mettilo. Occhio. Vai pure dentro, direttamente, vai, certo, tranquillamente. È ancora un po' caldo. Vedi, abbiamo scaldato solo l'acqua e lo zucchero e non abbiamo scaldato il gin. È importante che il gin non vada oltre i 60 gradi, perché altrimenti perderemmo il potere anticongelante del gin, che è quello che ci aiuterà a far sì che questo sorbetto fatto semplicemente nel freezer rimanga morbido. Quindi se noi avessimo scaldato anche questo avremmo perso l'alcol e avremmo avuto un sorbetto duro. Cerchiamo di individuare l'osso centrale, guarda che bel pezzo. Molto bello, sì. E sentiamo anche com'è. E se facciamo un test. Dolce. Buono, direi. Non anche più. Veramente buono. Seguiamo. Speriamo di non doverlo usare tutto. Ok, abbiamo pesato i nostri 300 grammi di mango in pezzi grossolani, non c'è bisogno di null'altro. L'unica cosa che facciamo, andiamo a prenderci un bel pezzettino e questo ce lo mettiamo via per dopo, così manteniamo la parte fresca, ok? Mentre invece questo andiamo a immergerlo nella parte dello sciroppo, che in realtà lo sciroppo è veramente una correzione minima, perché il mango è già così dolce, già così elastico, che fa tutto da solo. Motivo per il quale con tre ingredienti potremmo farlo addirittura senza l'acqua e zucchero? Quasi sì, assolutamente. Se il mango è estremamente dolce, sì, si potrebbe fare. C'è sempre, questo è un sorbetto molto poco dolce, ma bisogna sempre ricordare che comunque quando si mangia un qualcosa di freddo, il freddo spegne totalmente la percezione della dolcezza e di qualsiasi gusto. Quindi, però in questo caso va benissimo. Quindi prendiamo il mini pimer. Vai, perfetto. Fino a che hai una consistenza liscia. Andiamo col gin. Ok. Senti che buono. Secondo me ci siamo.
Tu non so se hai mai notato, ma quando si pulisce un mango leggermente acerbo, spesso l'odore che c'è sulla buccia è simile a quello del gin. Motivo per il quale vengono anche fatti dei gin. Sai che noi lavoriamo anche tanto con i distillati, la mixology. Spesso nella mia cucina, nei miei dessert, nei miei piatti, si trovano anche degli alcolici. Il gin è un elemento super interessante. Senti, tra un piatto e l'altro, da te non ho mai bevuto il vino, ma sempre dei belli, dei buonissimi cocktail. Certo, certo, assolutamente. A questo punto, questo... Adesso mentre andiamo avanti a lavorare, lo mettiamo in un contenitore, perfetto, e adesso a questo punto andiamo a mettere in freezer tutto il contenitore e manteniamo anche la frusta dentro il freezer, ok? E ogni ora, ovviamente questo cambia molto anche per chi non ha la gelatiera, ogni ora andiamo a dare una girata, questo ci permetterà di inglobare aria. E non si ghiaccia? E non si ghiaccerà mai totalmente, sia per la quantità di zucchero che non è eccessiva, perché sai che io odio la percentuale di zucchero troppo alta. In questo caso quello che non farà lo zucchero lo farà il gin. Quindi freezer. Freezer. Ogni ora andiamo a rigirarlo. Ok, pronti? Senti il profumo, sì. Si sente anche solo dal profumo, senza neanche quasi sono bisogno di guardarlo. No? 12 minuti, forse qualche minuto in più. Esatto. Guarda. Colore perfetto, bello dorato. Adesso qua, senza fare grosse, prendiamo una forchetta e lo sbriciolamo leggermente nel mentre che è ancora caldo. Esatto. Ah, perché pochino. È ancora mollo. Eh sì, perché adesso si diventerà duro raffreddandosi, ok? E poi lo andremo a ricomporre. Basta, adesso lo mettiamo in un luogo fresco, in un pochino si sarà... Se vogliamo anche velocizzare questo processo, possiamo spostarlo in un contenitore freddo. Basta, a posto così. Allora, per il sorbetto, però giusto per capire cosa fare ogni ora, bisogna tornare nel freezer con la frusta, dagli una rimestata, esatto, con un po' di energia, pian pianino questo diventerà sempre più cremoso, esatto. Sempre più elastico, fino a che il sorbetto sarà pronto, non diventerà quindi mai ghiacciato. Quindi 4 ore alla fine, sì, okay, ora si fa questo movimento. Tutto dipende dalla potenza del freezer. Ho tirato fuori gli ingredienti. Andiamo avanti col montaggio del cremoso. Comincio con la crema inglese. Esatto, la base, vedi come si è gelificata, vedi, bellissimo. Sembra quasi un budino. Questa era quella che avevo messo ieri. Esattamente, esatto. Perché quella che ho fatto adesso è ancora in frigo. Quindi diamo una prima mossa, sì, esatto, vai, anche un pochino più forte. Quindi andiamo a velocità media in modo tale da iniziare a rompere un po' questi grumi qua. Esatto. Magari, visto che è poca, stando molto attenti, aiutiamo anche un pochino la macchina. Quindi okay. Questo ci permette anche di rendere questo composto il più liscio possibile, visto che è riposato e visto che dentro si può accompagnare leggermente, un piccolo trucco, o si mette un canovaccio sotto la bowl. Ok, vedi a questo punto che il composto sta diventando più omogeneo, fermiamo la macchina, io direi, così lavoriamo comodi. Apri e puoi andare a inserire gli restanti due ingredienti. Vai così. E già che... Mascarpone. E già che hai la bowl staccata, io ne approfitto. Questo è lo yogurt greco, ho messo prima il mascarpone. E adesso ci mettiamo un po' di limone. Sì, ci mettiamo un po' di scorza. Una grattugiatina di scorza. Okay. Sempre stando attenti. Io dico sempre, quando si grattugiano gli agrumi, è sempre bene che l'agrume stia sopra il composto, perché quando si grattugia, anche se non si vede, avvengono dei micro spruzzettini di oli essenziali che ci sono nella buccia, in questo caso non cadono sul tavolo, ma cadono nel composto. Vedi, se vedi contro luce, questi piccoli spruzzettini. Questo è un trucchettino, quindi... Ok, giusto un pochino di limone, adesso andremo anche a tagliarlo per mettere un pochino di succo, e intanto questo lo andiamo avanti a far montare a una velocità un pochino più sostenuta. Adesso pian pianino lo faccio andare un secondo lentamente, ok? Sempre con la macchina attiva andiamo a fare una piccola spruzzatina di limone. Ancora? Ho un altro po'? No, va benissimo. Giusto, ci serve per marcare la parte acida di questo cremoso, che appunto deve essere acido e non troppo dolce. Estate, vogliamo freschezza. Ok, a questo punto vedi che quando il cremoso tende sempre a magari non amalgamarsi bene, si può prendere anche semplicemente la frusta così, senza andare a sporcare un altro, e andare ad assicurarsi che tutte le parti del cremoso siano amalgamate. Andiamo a riagganciare. Ci siamo. Andiamo a riagganciare, se riusciamo a centrare il buco, e diamo
ultimi 10-15 secondi di montaggio. Non bisogna esagerare a montare, quindi quando abbiamo un composto che è fermo, lucido, bello, basta, lo fermiamo, perché sennò il rischio è che si divida tutto. Voilà, io direi facilissimo, perfetto, fa il becco, è lucido. Per i più golosi si può assaggiare anche direttamente dalla frusta, eh? Esatto, vediamo. Beh, ragazzi, com'è? È proprio buono. È proprio buono. Poi tra l'altro il limone si sente benissimo. E non è tanto dolce. Usiamo una sac à poche. Sì, usiamo una sac à poche. E mettiamo tutto il preparato nella sac à poche. Esatto, così lo facciamo già riposare all'interno della sac à poche. Perché adesso l'emulsione, il grasso, la parte della colla di pesce andranno a fermarsi. A posto. Allora chiudiamo. La chiudiamo. È buono. Ok, chiudiamo così, stando... Ok. Via. Frigorifero, così si riposa. Ok, e si ferma un po'. Allora Orazio, il crumble vedi che è pronto, è anche abbastanza morbido. A questo punto, perché quando tu lo cuoci è molto difficile sapere quanta acqua perderai e quanta no, quindi ci vuole anche un pochino di sensibilità. In questo caso noi abbiamo un crumble che è rimasto comunque abbastanza morbido e se lo stringiamo tra i palmi delle dita, vedete, fa un po' di pallina, perché è comunque ha una nota generosa di grasso. Quindi in questo caso non ci serve altro grasso da aggiungere per ricomporlo, andiamo semplicemente a mettere un paio di cucchiai dentro un copapasta, in questo caso che andiamo a usare come forma, e senza schiacciare troppo con le dita andiamo a ricomporlo e andiamo a fare come dei dischetti. A questo punto semplicemente togliendo il copapasta otteniamo la nostra forma e lo faremo riposare in frigorifero. Se invece il crumble risultasse troppo asciutto, andiamo ad aggiungere un 2-3 cucchiai di burro fuso, ma questo lo dobbiamo valutare noi con le dita. Ok, a posto così. Schiacci un pochino senza esagerare, in modo da far sì che questa cosa rimanga croccante. Togliamo la formina e andiamo a metterla in frigo. Facilissimo. Le due formine. Esattamente. Sì. Voilà. Basta. E con questi andiamo in frigorifero. In 20 minuti, se il frigorifero è freddo, sono già pronti. Beh, pronti per montare cremoso, quindi. Siamo pronti, pronti per impiattare. Abbiamo tutto. Prendiamo la sac à poche dal frigorifero. Intanto io inizio a... Sac à poche e... Voilà. Io inizio a mettere questi nostri dischi croccanti così sul piatto. E con questo io... fai te. Ci sono varie cose che si possono fare. Io direi che facciamo una bella spirale. Guarda, facciamo una bella spirale, così rimane anche... Un qualcosa di non troppo difficile da fare se non si hanno. Ok. Vediamo se riesco a farlo anch'io. Vai. Cioè uno, perché te sei capace. Ok, lasciala cadere bene e premi, sì, così, sì. Esatto. Premi di più. Vai. Allora, la mia è meno precisa. Vabbè, vai. Premi di più, un po' di più, senza paura. Premi qua con la mano. Una bella dose generosa, voilà. Tanto poi ci andiamo a montare un po' sopra, ok? Si capisce questo quello che ho fatto io e quello che ha fatto lui secondo te? No. Secondo ma me no, una cosa semplice. Sono uguali, secondo me sono identiche. È uguale. Ok, a questo punto, guarda, io tra l'altro mi sono permesso, ho portato stamattina, ho tagliato, io ho varie piantine spontanee in casa, mi sono preso dei fiori, della cetosa, dei fiorellini, anche dell'origano fresco, che andremo adesso a utilizzare per decorare. Mi sono portato anche, Orazio, vedi, queste pinzettine. Quindi abbiamo questa base croccante, abbiamo questo cremoso che abbiamo visto assieme, facilissimo. Andiamo a mettere qualche chicco di pepe rosa, non, senza esagerare, ok? Io ne metterei in totale non più di 5, che è quindi meno di uno a morso. Un caos ordinato. Andiamo a mettere come una piccola punta di sale qualche cappero in giro. Ah, bene, che così gli dà il salato. Ok, sì, limone. Non l'avevamo messo negli ingredienti, però insomma. Io gli ho chiesti adesso io mentre eravamo qua, qualche capperino. Andiamo a richiamare il mango che poi troveremo nel sorbetto, quindi quello che abbiamo detto prima che avremmo tenuto in qualche pezzettino, ok? Bene.
E a questo punto mettiamo, senza esagerare, un paio di foglioline piccolissime di origano fresco. Non bisogna esagerare, perché l'origano fresco, soprattutto se buono, si sente. Mettiamo veramente 3 foglioline e poi a questo punto io metterei qualche fiorellino di acetosa, che ci serve a dare un po' di colore, un po' di freschezza. Questi arrivano veramente da casa mia. E ecco qualche petalo, ragazzi, qui. E mettiamo anche qualche petalo di margherita. Ovviamente sono petali edibili, non sono trattate. Ricordiamo sempre che i fiori nascono edibili, ok? Devo dire, questa preparazione qua, poi uno a casa decide se la vuole fare o no. Assolutamente. A questo punto andiamo a mettere accanto il sorbetto che abbiamo preparato. Che meraviglia. L'ultima rimestata, vedi che non è riuscito a congelarsi totalmente. Certo. Perfetto. E a questo punto, con un cucchiaio leggermente bagnato, o si può prendere una cucchiaiata ad adagiarlo accanto. In questo caso vediamo, sì, diamo una piccola forma e lo andiamo a mettere così qua accanto. Bellissimo. Quindi abbiamo la parte fresca, abbiamo la parte fresca, vedi, il sorbetto è molto morbido, abbiamo il richiamo del mango, abbiamo l'acidità, abbiamo la parte croccante, la parte salina, la parte leggermente piccante. Ottimo. A questo punto mi monto anche il mio? Vai, assolutamente. Ok, vai Orazio. Libera la tua mente e la tua fantasia. Io sull'argomento, vabbè. Messo questi, te li hai messi con questo farino lì, ma io non sono capace di usare. Queste sono le mie pinzette, sono il prolungamento delle mie dita. Io invece qui ho le mani un po' da zappatore, però vedi, tac. Perfetto. Anche questo. Ci abbiamo messo il salato. Salato. E ora a questo punto ci mettiamo anche un po' di freschezza. Hai certo. Le acetose, i fiori di acetose, le margherite, puoi toglierti qualche petalo e un po' di origano fresco se vuoi. Io, guarda, non è facile. No. Naturalmente origano. Origano, qualche fogliolina, si può prendere anche con le mani. Qualche fogliolina di origano. Se non avete le pinzette potete usare le mani. L'origano è buono. È molto buono. Non bisogna esagerare però, perché quando è fresco, soprattutto se è buono, fa un profumo meraviglioso. Profumo fantastico. Guarda. Non si capisce che quello che ha fatto non uno, si capisce, quello che ha fatto l'altro. Assolutamente. Anzi, guarda, manca il sorbetto. Mi levo anche la soddisfazione di fare la Knell. Ma tanto una Knell perfetta non può venire, perché con questo metodo il sorbetto rimane tendenzialmente morbido. Però basta andare giù di netto. Guarda, vedi com'è bello elastico. Perfetto. Meraviglia. Perfetto. Non è esattamente come la sua, però ci sono andato molto vicino. Cremoso allo yogurt greco e sorbetto al mango. Ma insomma, bello e bello. Vediamo se è buono. Vediamo se è buono. Dici? Vai, dai, assaggiamo. Passa. Sentiamo. Senti. Croccante. È proprio buono. Acido. Non troppo dolce. Direi che è proprio molto poco dolce. Di questo qui ho sensazione che questo qui non basti. Diamo il sorbetto. Senti il sorbetto, 3 ingredienti. Credo che quest'estate abbiamo tanti sorbetti al mango. Senti anche quando becchi il cappero, che ti dà questa punta di sale, che ci sta benissimo tra l'altro. Anche il pepe. Buono. È buono. Grazie di avermi insegnato questo bellissimo piatto. Spero che sia piaciuto. Grazie a te per avermi avuto in questa splendida cucina e mi auguro che sia piaciuto a te. A me è piaciuto tanto, anzi noi adesso qui ce lo finiamo. Iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto cliccate like. Ciao e alla prossima.